Alberto Pedrazzi, responsabile dell'ufficio energia della provincia di Modena. Il tema della giornata era il rapporto tra il problema energetico e l'edilizia pubblica. In che modo quindi è possibile declinare le necessità di risparmio energetico e di tutela ambientale nella realizzazione e nella trasformazione o ristrutturazione degli edifici pubblici. Sono stati affrontati diversi problemi che riguardano il continuo miglioramento della efficienza energetica e sono stati portati alcuni esempi di eccellenza da questo punto di vista con la realizzazione, che riguardano la realizzazione di scuole sul nostro territorio che conseguono risultati particolarmente rilevanti in termini di riduzione dei consumi energetici, avendo ottenuto, conseguito risultati di eccezionale valore. Se questa è l'attività che è stata svolta nelle condizioni diciamo normali, interessante è stata anche l'analisi invece di alcune situazioni che potremmo definire particolarmente critiche, in particolare quelle che riguardano l'attività che è stata svolta nella bassa modenese per la riorganizzazione del sistema scolastico, quindi la ricostruzione degli edifici scolastici dopo il terremoto del 2012, mettendo in rilievo come l'attività di coordinamento che è stata svolta dalla regione e dagli enti locali in questo ambito ha consentito di ricostruire in tempi record e quindi consentendo a tutti gli alunni di non avere interruzioni nell'attività scolastica e non solo, ma avendo prodotto nuovi edifici particolarmente innovativi sia dal punto di vista del risparmio energetico che della qualità ambientale interna. Essendo stati costruiti nell'arco di un periodo veramente molto breve, si parla di 3-4 mesi, inizialmente sono considerati come edifici temporanei. In molti casi già le tecnologie costruttive utilizzate possono lasciar presumere che il periodo di utilizzo possa essere anche medio-lungo, in quanto le tecnologie utilizzate hanno caratteristiche tali da poter permettere questo tipo di facoltà.